Buongiorno a tutti e bentornati sul canale dell'Accademia di Danza Città di Scandicci. Oggi vi proponiamo una coreografia di hip hop proposta da Marta e Sara, adatta anche questa a tutta la famiglia. Mi raccomando, guardate questo video fino alla fine, perché vi comunicherò due sorprese. Ciao Elisa, ciao ragazzi e ciao genitori. Noi siamo Marta e Sara, studiamo all'Accademia di Danza Città di Scandicci e aiutiamo anche il maestro Antimo nelle sue lezioni. Oggi passiamo un po' di tempo insieme, vi facciamo vedere una piccola coreografia di pop che è adatta anche ai più piccoli. Quindi iniziamo e la facciamo senza musica, così la impariamo. Partiamo in parallelo, quindi piedi non uniti, facciamo un passo in avanti mentre sale il braccio della gamba. Quindi faremo questo, anche l'altra gamba e arriva a gambe piegate, da qui facciamo un'onda, parte il petto, segue l'addome, infine il bacino. Da qui spingo il tallone verso l'esterno mentre chiudo la spalla e insieme verrà questo. Lo faccio di là, due, per quattro volte, tre, quattro. Da qui, tallone avanti, chiudo, avanti, chiudo, adesso la stessa cosa per quattro volte, veloce. Uno, due, tre, quattro. Da qui apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, l'ultima volta, chiudo. Quindi anche queste quattro volte. Da qui facciamo, apro il piede, chiudo, apro e mi appoggio sul ginocchio, chiudo facendo un saltino. Apro, chiudo, apro, chiudo. Per finire, tallone avanti, apro, un pas de bourrée. Lo ripeto, avanti, apro, pas de bourrée. L'ultima volta, avanti, apro, pas de bourrée. Vengo avanti e da qui ognuno farà una cosa a piacere. Quindi lo rifacciamo un pochino più veloce. Partiamo sempre dal parallelo. 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avanti, chiudo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, chiudo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apro, 1, 2, 3, chiudo, 4, 5, 6, 7, 8, tallone, 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, vengo avanti, 6, e da qui faremo una cosa a piacere. Ricordiamoci sempre che nell'hip hop si molleggia e che usiamo le braccia, va bene? 6, 6 e... Era la nostra piccola coreografia, potete sbizzarrirvi ad andare avanti, noi speriamo di vederci il prima possibile e vi mandiamo un grandissimo bacio. Ciao! Ciao.
Grazie Marta e Sara. Ed eccoci arrivati alle due sorprese finali che vi avevo anticipato all'inizio del video. La prima sorpresa è che lanceremo un contest basato sulla coreografia che avete appena visto. Quindi, cosa vuol dire questo? Imparate la coreografia, potete anche proseguirla, create una posa finale e fatevi un bel video. Poi questo video ce lo manderete. In seguito noi pubblicheremo tutti i vostri video sulla nostra pagina Facebook della scuola. A metà aprile effettueremo il conteggio dei like che i vostri video hanno ricevuto su Facebook e decreteremo il vincitore. Quando la scuola riaprirà, e speriamo che accada molto presto per tutti noi, il vincitore potrà continuare a studiare questa coreografia insieme a Sara e Marta. Quindi buon lavoro e in bocca al lupo! E adesso parliamo della seconda sorpresa. Al fine di poter dare la possibilità a tutti i nostri ragazzi di rivedersi e comunicare, anche se solo virtualmente, abbiamo pensato di organizzare delle videoconferenze. Vi verrà inviata una mail con tutte le spiegazioni per poter partecipare. Le videoconferenze saranno suddivise per gruppi e naturalmente gli argomenti sono totalmente liberi. Ciao a tutti, vi abbraccio forte!